Bucheri, Burzo. Presente, salve. Buttafuoco, Coronati, Di Salve, presente. Paola, Buon pomeriggio, presente. Pescenco, Frondizi, Grattagliano, Buonasera, presente. Ibello. Aveva dato un'altra lezione prima? No. Iesi. Buonasera, presente. Maggi. Milano. Presente. Orru. Buon pomeriggio, presente. Piscitello. Perducci, Vitale, Presente, buonasera. Salve, presente. Zuzzè, Salve, presente. Bennardo, Danna, Presente. Filippone. Salve, presente. C'è qualcun altro che è arrivato ora? No? E allora chiudiamo. Allora. Dico, Bruno mi ha inserito, professore. Ti ho chiamato? No, adesso ho detto che sono arrivato adesso. Ah, no. Ho chiesto se c'era qualcuno che era arrivato, non mi ha risposto nessuno. Forse il microfono ha avuto un attimo di ritardo. Probabile. Salve, professor. Salve, professore, mi scusi per il ritardo. Chi sei? Beh, Bernardo. Ah, sei qua sotto. Perfetto. Posto. Un attimo solo, ma Bruno dov'è? Ha detto presente, è scomparso. Guardate che poi le presenze vengono verificate anche sul fatto se siete connessi o meno, quindi l'assenza, cosa ne parlo? Allora, Stella Francese, dimmi. Hai alzato la mano. Prof, salve, per me è la prima volta. Cosa? Non ti sento. C'è un attimo di ritardo. Si sente ora? Sì. Per me è la prima volta che seguo la lezione, mi sono iscritta un po' dopo. Sei stata iscritta a quale anno? È il secondo anno, ho già frequentato il primo anno, solo che ho fatto l'iscrizione a marzo e febbraio. Quindi devi frequentare il secondo anno per intero, perfetto. Sì. Benissimo. Bene. Grazie. Il numero di matricola te lo ricordi? Sì, JM.
Sì. 200? Sì. 100? Sì. 40. Benissimo. Grazie. Allora. La volta scorsa, quando ci siamo dovuti interrompere per il mio malore, spero non si ripeta, è andato tutto bene, state tranquilli, non vi libererete facilmente di me. Avevamo cominciato a parlare della cavità addominale e non mi ricordo però dove eravamo arrivati. Avevamo parlato della parete muscolare. Aspettate un attimo che io metto la presentazione, così se qualcuno di voi si ricorda. Mi sembra che eravamo arrivati alla suddivisione in 9 quadranti. Ah, ecco. Perché abbiamo detto che c'era una suddivisione in 4 quadranti, che era quella meno usuale, che era questa. E poi invece, ecco, stavamo parlando di questa suddivisione in 9 quadranti. Questa suddivisione, infatti c'è scritto, vedete, da qua. Abbiamo messo un segno l'anno scorso. Allora, nella suddivisione in 9 quadranti si utilizzano due linee verticali a decorso obliquo che vanno dalla linea emiclaveare fino ai tubercoli pubici, quindi sono delle linee non parallele tra di loro, e poi tre linee orizzontali che vanno, la prima, la più craniale, a livello della porzione più bassa dello sterno, ad eccezione del processo ensiforme, quindi del corpo. Una linea che passa al di sotto dell'arcata costale e l'altra che passa dalle spine iliache anteriori superiori. Ovviamente questa linea, essendo disposta orizzontalmente, può essere trasformata in un piano trasversale che mi divide l'addome in questi 9 quadranti. Il quadrante superiore prende il nome di regione epigastrica, il quadrante intermedio di regione mesogastrica e il quadrante inferiore di regione ipogastrica, quindi epi, meso ed ipo, perché ha fatto il greco. Ciascuna di queste tre regioni poi può essere ulteriormente suddivisa. E allora l'epigastrio diventa soltanto la parte centrale, mentre ai due lati abbiamo l'ipocondrio destro e l'ipocondrio sinistro. Il mesogastrio diventa solo la parte centrale, abbiamo il fianco destro e il fianco sinistro. L'ipogastrio è la porzione centrale e abbiamo la regione inguino-addominale destra, da qui l'acronimo IAD, è o fossa iliaca destra, e inguino-addominale sinistra, fossa iliaca sinistra. È molto importante che voi abbiate presente questa suddivisione, perché quando studierete un organo qualsiasi, nel momento in cui dovrete ripeterlo, la prima cosa che dovete dire è la posizione. Quindi, se io vi chiedo il colon ascendente, dove si trova? Voi dovete dire che è un organo che si trova a destra della linea mediana e in particolare lo troveremo nella regione del fianco destro. Parliamo del fegato, diciamo che è un organo che prende tutti e tre i quadranti della regione epigastrica, ma in particolare è l'organo che occupa quasi per intero l'ipocondrio di destra. Ci siamo? Quindi questa suddivisione è quella più importante e vedete sulla base di questo disegno invece su una fotografia ripetiamo le tre regioni epigastrica, mesogastrica, ombelicale e ipogastrica con ipocondrio, regione lombaro fianco destro, meglio, regione iliaca destra e sinistra altrettanto. Quindi, riepilogando, superiori o epigastrici, ipocondrio destro, epigastrio e
ipocondrio sinistro, medio mesogastrici, fianco destro, mesogastro e fianco sinistro, inferiore o ipogastrici, regione inguino addominale destra, ipogastro e regione inguino addominale di sinistra. Cosa abbiamo in questi vari quadranti? Andiamo a curiosare un po' all'interno della cavità addominale e vediamo che, per esempio, la milza, che è un organo impari, posto a sinistra della linea mediana, la troviamo quasi esclusivamente in, cioè la troviamo esclusivamente in regione ipocondriaca di sinistra. E così il crasso, che forma questa sorta di cornice, attraverserà la regione del fianco e della regione fosseliaca destra, poi si porterà in regione mesogastrica e poi ridiscenderà dall'altro lato. Una volta definiti quelli che sono i limiti della cavità addominale, sulla sua parete anteriore, vediamo come è costituita, come è organizzata all'interno questa cavità addominale. Intanto contiene la maggior parte del canale alimentare, il fegato, il pancreas, la milza, i reni, i surreni, parte degli ureteri e numerosi vasi, sia sanguiferi che linfatici, e numerosi linfonodi e nervi. Questo però non ci dice tutta la verità su quello che dobbiamo conoscere, perché mette insieme organi come fegato e milza con organi come reni e surreni. Questi organi si trovano su piani diversi, mentre il fegato e la milza li troviamo più anteriormente all'interno di una cavità rivestita da peritoneo, i reni e i surreni si trovano dietro, quindi sono esclusi dall'ambiente peritoneale, e quindi sono degli organi che definiremo retroperitoneale, ma ne parleremo meglio. La cavità addominale a sua volta può essere suddivisa in queste regioni, visualizzandole anche dal punto, secondo una visione laterale. E quindi vedete, questo piano sottocostale mi mette in evidenza la regione epigastrica vista lateralmente. Tra il piano sottocostale e il piano bisiliaco avrò la regione mesogastrica o ombelicale. E al di sotto avrò la regione ipogastrica, che comunque non è la regione più bassa dell'addome, ma ancora più caudalmente abbiamo la cavità della piccola pelvi, che è delimitata da un piano che va dal promontorio, quindi il punto più sporgente in avanti della prima vertebra sacrale, fino al margine superiore del pube. Quindi 1, 2, 3 e 4 la cavità pelvi. Questa cavità che abbiamo visto disabitata, va bene Elisabetta, poi ti metto la presenza. Questa cavità che abbiamo visto disabitata poi invece sarà occupata da questi organi della cavità addominale. Allora, in questa sezione, che è una sezione sagittale mediana, come ce ne accorgiamo che è una sezione sagittale mediana? Perché vediamo la cicatrice ombelicale e perché vediamo i processi spinosi delle vertebre. Cosa vediamo? Vediamo che questo piano di simmetria, il piano sagittale mediano di cui abbiamo parlato l'anno scorso, ci dividerà il fegato in maniera incompleta in un lobo destro e in un lobo sinistro. In realtà la suddivisione non viene data da questo piano, ma viene data da altri piani di clivaggio di cui parleremo nelle prossime lezioni. Al di sotto del fegato troviamo questo organo cavo più dilatato, che è lo stomaco. Ancora più al di sotto troviamo il colon trasverso. Quindi questa sezione è passata da qua, dallo stomaco e dal colon trasverso. Al di sotto ancora troviamo tutte queste che sono le anse dell'intestino tenue.
In questo piano troviamo soltanto organi impari, perché gli organi pari che sono disposti a destra e a sinistra non vengono presi da questa sezione, quindi non vediamo i reni, non vediamo i surreni. Vediamo l'aorta addominale, intravediamo, perché stiamo guardando da sinistra verso destra, la vena cava inferiore, vediamo questo organo retroperitoneale impari che è il pancreas. Andando più in basso e quindi a livello della cavità pelvica, vi ricordo sempre questo piano, che anzi facciamo una cosa. Questo piano che va a separare la cavità addominale dalla cavità pelvica, vedete questa linea, e qua sotto siamo all'interno della cavità pelvica e troveremo questo grosso organo che si chiama vescica, che voi già avete studiato con il professore Cappello. Essendo un soggetto di sesso maschile, troviamo la prostata e posteriormente troveremo l'intestino retto. Quindi questa suddivisione in regioni ci permette di andare a individuare nelle varie regioni quelli che sono gli organi in essa contenuti. Ma per avere un'idea migliore dell'organizzazione dei visceri della cavità addominale, dobbiamo introdurre un concetto che è quello della membrana sierosa addominale, che si chiama peritoneo. Noi abbiamo parlato al primo anno delle pleure, abbiamo parlato del pericardio. Col professore Cappella avrete parlato anche della tonaca vaginale del testicolo. Si tratta di membrane che rivestono delle cavità non comunicanti con l'esterno e che servono a far sì che i visceri possano muoversi all'interno di questa cavità. Infatti, quando abbiamo parlato dell'organizzazione strutturale comune degli organi dell'apparato digerente, abbiamo visto che era identica in tutti i tratti del canale alimentare, con delle piccole differenze. L'unica vera differenza che c'era era la presenza della sierosa o dell'avventizia. Se c'è la sierosa, il viscere si muove, perché la sierosa è il peritoneo; se c'è l'avventizia, invece, il viscere è ancorato alla parete addominale. E questa è una cosa molto importante, perché questa scelta tra i visceri che si devono muovere e quelli che non si devono muovere non è una scelta fatta a caso, ma è una scelta che è fatta sulla base del funzionamento che devono avere questi organi. Quindi, se noi partiamo da una situazione di base nella quale abbiamo tolto tutti i visceri dalla cavità addominale, troveremo all'interno della cavità addominale, troveremo questa cavità che poi sarà popolata dai vari visceri. In alto sarà popolata a destra dal fegato, che come potete ben vedere presenta un suo rivestimento peritoneale, ad eccezione di questa area che troviamo in alto, che si chiama area nuda del fegato. Perché nuda? Perché è un'area in cui il fegato non è rivestito da peritoneo ed è l'area in cui si ancora al margine inferiore del diaframma. Poi troveremo che ciascuno di questi visceri presenterà ovviamente un peduncolo vascolare. Non è possibile che noi abbiamo un'ansa dell'intestino, una ghiandola, qualcosa che non riceve vasi. E allora, se noi abbiamo dei visceri
che sono retroperitoneali riceveranno il sangue direttamente in sede retroperitoneale da vasi che si trovano là dietro. Ma se noi abbiamo per esempio questa ansia del tenue, come fa a essere vascolarizzata? Vedete che tutti i visceri sono ancorati posteriormente da delle strutture legamentose del peritoneo all'interno delle quali troviamo i vasi e i nervi, altrimenti l'intestino andrebbe incontro a necrosi. Se noi abbiamo per esempio un infarto, quindi una trombizzazione di un vaso che irrora l'intestino, in questo caso abbiamo l'infarto intestinale, così come l'avevamo a livello del cuore. Quindi ciascun viscere deve avere un rapporto diretto o mediato con la parete addominale posteriore. Cosa significa? Significa che se io ho una barca e vado ad attraccare in un porto, posso ovviamente attraccare sul molo. Ma se è il 14 agosto e ci troviamo a Panarea e ci sarà una tale folla di natanti per cui non sarà possibile andare a ormeggiare, cosa succederà? Succederà che si metteranno le barche in seconda fila e quindi la prima sarà ancorata al molo e la seconda sarà ancorata alla barca che è ancorata al molo. Questi sono tutti i concetti che ora descriveremo parlando dei legamenti del peritoneo. E vedete all'interno della cavità addominale in verde il peritoneo parietale, dal quale si originano tutta una serie di setti, di legamenti, di strutture che avvolgono i visceri e li possono avvolgere sia completamente che incompletamente, nel senso che, come per esempio succede in questo caso, noi abbiamo una parte del duodeno che è retroperitoneale e che è ancorato posteriormente, quindi rivestito dal peritoneo solo incidentalmente davanti. Invece i visceri intraperitoneali sono tutti rivestiti da peritoneo e sono ancorati posteriormente da queste strutture legamentose che, come vedremo, sono di due tipi. Una cosa che poi salta agli occhi, se voi andate a guardare per esempio questa immagine, in questa immagine, meglio la vediamo qua, rende meglio, in questa immagine vediamo in giallo il colon trasverso, che di fatto costituisce con il legamento che lo ancora posteriormente alla parete addominale una sorta di mensola che mi separerà nella cavità addominale, così come se noi abbiamo un armadietto e ci mettiamo una mensola, questa mensola separerà la parte sopra la mensola e la parte sotto la mensola, giusto? Siccome la mensola si chiama mesocolon, nel caso dell'addome noi abbiamo una regione o loggia sopra mesocolica e una regione o loggia sotto mesocolica. Quindi questo mesocolon trasverso, che è un legamento che vedremo ora fra poco, ancora l'intestino grasso, il colon trasverso, alla parete addominale posteriore, mi separerà la regione sovramesocolica dalla regione sottomesocolica. Che cos'è il peritoneo? È una membrana sierosa, molto estesa, che riveste le pareti addominali, peritoneo parietale, e si riflette sui visceri, peritoneo viscerale. Il concetto è sempre quello che abbiamo espresso l'anno scorso. Noi abbiamo un palloncino da festa, da party, inseriamo un pugno all'interno del palloncino, una parte del palloncino rivestirà il mio pugno e sarà quindi il cosiddetto peritoneo viscerale, così come è stato il pericardio, così come è stato la pleura viscerale, mentre quello che resta all'esterno costituirà
il peritoneo parietale. E partiamo da questa immagine. Facciamo finta che siamo in un momento primordiale in cui non ci sono i visceri. Questi visceri si affacciano nella cavità addominale e può succedere che nel momento in cui entrano all'interno della cavità addominale, poi questo peritoneo si chiuda dietro di loro e di conseguenza noi abbiamo il viscere e questo legamento che lo ancora alla parete addominale posteriore. Questo legamento, nel caso del canale alimentare, prende il nome di meso. Lo troviamo anche nell'ovaio, lo troviamo anche nella salpinge, però prevalentemente si usa per la cavità addominale. Questo meso a che cosa serve? Serve al fatto che il viscere, nel momento in cui penetra nella cavità addominale, ne occupa una parte, ha necessità di essere collegata alla parete addominale da strutture vascolari, arteriose o venose. E di conseguenza avremo il cosiddetto peduncolo vascolare del viscere. E che succede se dopo essere penetrato il primo penetra un altro viscere? Succede che il legamento che unisce il secondo viscere alla parete addominale sarà sempre un meso, mentre il legamento che unisce i due visceri tra di loro prende il nome di omento. Omento. E se invece un viscere fa capolino nella cavità addominale, restandone escluso dal peritoneo? In questo caso parliamo di un organo retroperitoneale. Quindi un organo può essere intraperitoneale e collegato alla parete addominale da un meso, intraperitoneale e collegato a un altro viscere da un omento, o retroperitoneale. Vedete, in questo caso l'immagine è sempre questa. Questa è un'ansa dell'intestino che si fa strada all'interno della cavità addominale e sarà legata alla parete addominale posteriore da questo legamento che prende il nome di mesentere, quindi meso dell'intestino tenue. Ecco, questo è quello che succede invece quando noi abbiamo dei visceri che penetrano in sequenza. In realtà, diciamo, è un fatto scolastico che ci stiamo dicendo noi per ricordarcelo, ma in realtà la situazione è molto più complessa e si creano delle fusioni di strutture legamentose che portano a queste strutture stesse. Per esempio, il fegato, e ne parleremo fra poco, è unito allo stomaco e al duodeno. Vediamo se troviamo un'immagine che ce lo fa vedere. Quindi è unito, vedete, allo stomaco e al duodeno da questa struttura legamentosa che si chiama piccolo omento e che è formato dal legamento epato, quindi parte dal fegato, duodenale, e dal legamento epato gastrico. Questo è piccolo omento. Vedete, in questo caso invece abbiamo lo stomaco, questo è il colon trasverso, dallo stomaco parte questo grembiule che voi troverete, per chi di voi farà il chirurgo, nel momento in cui aprite la cavità addominale troverete questo grembiule costituito dal grande omento, che altro non è che la saldatura di questi due foglietti
del legamento che unisce lo stomaco al colon trasverso. Il colon trasverso poi sarà unito alla parete addominale posteriore dal mesocolon trasverso, e questa è la famosa mensola di cui vi parlavo io, che mi separa la loggia sopra mesocolica dalla loggia sotto mesocolica. Vedete la differenza che c'è nel neonato e poi all'età di 4 mesi, quindi già quando c'è una situazione ben definita, perché questo foglietto si porterà più in basso e formerà questa linea di riflessione che costituisce il grande omento. Organi retroperitoneali, per esempio, abbiamo il colon ascendente e il colon discendente, che a noi serve che siano fissi posteriormente, altrimenti si avrebbero dei volvoli, si avrebbero delle rotazioni dello stomaco, dell'intestino, che potrebbero dare delle sintomatologie drammatiche, anche degli addomi acuti. Quindi a noi serve che questi organi siano appiccicati posteriormente, siano spinti posteriormente. E quindi il peritoneo non fa altro che, siccome deve rivestire tutto quello che c'è, immaginatelo come una vernice che riveste tutto quello che c'è all'interno di una cavità. E allora in questo caso va a rivestire anche le pareti anteriori, mediale e laterale del colon ascendente e discendente, che devono restare fissi, e quindi viene utilizzata una metodica di questo tipo. Una volta visto qual è l'atteggiamento degli organi rivestiti dal peritoneo, che possono essere legati adesso dal meso o da un omento o da un legamento in generale, oppure possono essere semplicemente tenuti indietro e rivestiti parzialmente dal peritoneo, parliamo di organi retroperitoneali, vediamo di capire meglio come sono organizzati questi organi retroperitoneali. Quando avete fatto l'urinario avete fatto la loggia renale? Sì. Perfetto. Allora, guardate questa immagine. In questa immagine sono stati tolti tutti i visceri della cavità addominale rivestiti da peritoneo. È stato tolto tutto l'intestino tenue, è stato tolto tutto l'intestino grasso, però vedete, mentre a proposito del colon trasverso, noi abbiamo qua la radice del mesocolon trasverso, a livello del colon ascendente e discendente, assieme al colon è stata tolta una parte del rivestimento peritoneale della parete addominale posteriore, perché venivano accollati, rivestiti, appiccicati posteriormente. Inoltre, vediamo a questo livello l'area nuda del fegato, quello che corrisponde all'area nuda del fegato, mentre invece a questo livello troviamo il peduncolo della milza, quindi il legamento epatolienale, gastrolienale, che sono delle strutture che mettono insieme, che permettono, diciamo, la comunicazione vascolare con la milza che si trova a sinistra della linea mediana. A proposito del colon, quindi colon ascendente, trasverso, discendente, colon iliaco, colon pelvico, e come vedete il colon pelvico è completamente rivestito dal peritoneo. Qua noi abbiamo semplicemente un meso che, attraverso cui riceveva la vascolarizzazione. A un certo punto però vediamo che una parte del crasso, che si chiama intestino retto, la troviamo rimasta nella cavità addominale. Perché? Perché noi a questo punto abbiamo la riflessione del peritoneo, per cui questi organi, sia l'intestino tenue che la vescica, che a livello della sua parete anterolaterale e posterolaterale è rivestito dal peritoneo, si trovano al di sotto della cavità peritoneale. Quindi se questo è il rivestimento peritoneale, vedete, questi organi si trovano al di sotto, sono esclusi
dalla cavità peritoneale, mentre il sigma, quindi l'intestino, il colon iliaco, scusate, il colon pelvico era rivestito dal peritoneo, a un certo punto il peritoneo l'abbandona e lo tappezza solo anterolateralmente. Quindi questo primo concetto abbiamo capito quali sono gli organi intra e quali sono gli organi extraperitoneali, cioè qual è il concetto, ecco. Una delle problematiche che abbiamo discusso l'anno scorso era quella della formazione del... non ne avete parlato in istologia, non l'istologia non l'avete fatta con me, però in istologia avete fatto le ghiandole. E cosa abbiamo, cosa avete studiato delle ghiandole? Che le ghiandole si formano tutte da un epitelio di rivestimento che si approfonda in basso e da esso si originano delle gettoni, dei gettoni ghiandolari, che poi possono restare nella parete del viscere, oppure se diventano molto grandi non hanno la possibilità di restare in questo spessore così piccolo e quindi migrano e vanno a utilizzare delle logge. Per esempio, le ghiandole salivari maggiori di cui abbiamo parlato sono le ghiandole che originano dalla mucosa della bocca, ma non avrebbe senso che noi avessimo, per esempio, la ghiandola parotide sulla guancia, sembreremmo dei criceti, invece l'abbiamo messa comodamente qua dietro che non si vede. Allora, nel caso delle più grosse ghiandole che noi abbiamo nel nostro organismo, che sono annesse all'apparato digerente, che sono il fegato e il pancreas, lo sviluppo fa sì che dall'intestino primitivo nascano questi gettoni cellulari che si portano anteriormente e posteriormente. Dal gettone anteriore nascerà una parte del pancreas e poi il fegato, la colecista e le vie biliari. Dal gettone posteriore la seconda parte del pancreas, che è quella più voluminosa, pancreas dorsale. Tanto è vero che studieremo che le due porzioni del pancreas vanno a sboccare nel duodeno, perché sono originate nel duodeno, da due punti diversi, quindi hanno due condotti escretori diversi, mentre invece il condotto principale che trasporta la bile, che si chiama coledoco, e il condotto pancreatico principale andranno a sboccare insieme a livello della papilla duodenale maggiore. E vedete che cosa succede? Abbiamo delle strutture che sono dei mesi che poi si accollano tra di loro e formano i famosi omenti. Scusate che mi è scappata la mano. Una struttura molto importante che dobbiamo imparare a conoscere si chiama retrocavità degli epiplon o borsa omentale. Di che cosa si tratta? Vi faccio vedere qua. Abbiamo detto che questo è il peritoneo parietale che esclude dall'ambiente peritoneale i reni, la vena cava, l'aorta e il pancreas. Vedete? Anteriormente troviamo lo stomaco. Tra la parete posteriore dello stomaco e il retroperitoneo, si viene a formare una cavità che in basso arriva fino al grande omento e che si chiama retrocavità degli epiplon o borsa omentale. Questo non è più un argomento tanto appassionante come lo era quando studiavo io l'anatomia. E sapete perché? Perché prima esistevano due malattie che ora sono quasi eradicate. Una era l'ulcera gastrica, che poteva portare a perforazioni, infezioni, eccetera, eccetera.
questa malattia poteva complicarsi nella seconda, che era una malattia di tipo infettivo, batterico, che erano i cosiddetti ascessi retroperitoneali. Si creavano delle infezioni all'interno della cavità addominale che formavano degli ascessi, come quelli che si formano in bocca quando c'è una lesione dei denti, e di conseguenza il soggetto andava incontro a diverse. L'ascesso che cosa fa? È una raccolta di pus che tende però a creare delle trazioni dei reticoli di fibrina, e quindi si vengono a formare delle cavità contenenti pus che, se non si aprono, non si drenano, il soggetto non può guarire mai. Per cui, come dicevano prima a me, ora dico io a voi, ai miei tempi si prestava tantissima attenzione a queste strutture nascoste, a queste tasche segrete del nostro addome. Ora, con l'avvento, diciamo, col perfezionamento, non l'avvento, della terapia antibiotica, si riesce a eradicare quasi tutto, ma soprattutto non si arriva a grosse situazioni ascessuali, perché se ci dovesse essere un problema, immediatamente si ricorre all'intervento chirurgico. Ora vedremo questa retrocavità dell'iepiplon da che cosa è delimitata. E questa è un'immagine schematica che è presa dal Gray, che ci fa vedere intanto questo legamento che parte dal margine inferiore del fegato e raggiunge lo stomaco e il duodeno e si chiama piccolo omento. Poi abbiamo lo stomaco. Dallo stomaco origina questo ulteriore legamento che poi ritorna indietro, e quindi è costituito dal foglietto anteriore che riveste la parete anteriore dello stomaco, il foglietto posteriore riveste la parete posteriore. Formano due foglietti. Questi due foglietti si portano verso il basso, tornano indietro, tra di loro si accollano, e quindi diventano quattro foglietti. Dopodiché passano sopra il colon trasverso, si sommano al mesocolon trasverso e di conseguenza si viene a creare questo piccolo recesso a livello del cosiddetto grande omento. Questo è il grande omento, questo è il piccolo e questo è il grande omento. La retrocavità degli epiplon comprende tutti questi recessi che in alto arrivano dietro al fegato. Tra il fegato e il diaframma si formavano i cosiddetti ascessi subfrenici. Anche questi la terapia antibiotica non riusciva a eradicare, anche perché soprattutto non impediva la loro formazione, non impediva la loro formazione, e di conseguenza bisognava conoscere molto bene questa cavità per andare a drenare questi eventuali ascessi. Guardiamo meglio questa retrocavità degli epiplon vista dal davanti, cioè noi apriamo la cavità addominale, solleviamo un poco il fegato e tra il fegato e la piccola curvatura dello stomaco troviamo questa struttura legamentosa che si chiama piccolo omento e che mette in comunicazione il margine inferiore del fegato con lo stomaco e con il duodeno. Ma questa retrocavità degli epiplon di cui abbiamo parlato è in comunicazione con la cavità addominale o è chiusa da tutte le parti? Perché qua sembrerebbe che fosse chiusa da tutte le parti. È chiusa da tutte le parti, tranne che a destra, dove c'è questo piccolo foro attraverso cui è possibile anche fare un'esplorazione con un dito in ambito chirurgico, oppure in sala autoptica, senza necessità di aprire la retrocavità degli epiplon.
Questo foro prende il nome di forame epiploico. Attraverso questo foro la retrocavità di epiplon comunica con la cavità addominale. Questa immagine, che è un po' più cruda ed è simile a quella che si vede in sala settorie, ci permette, avendo demolito una parte del fegato, di vedere quello che è il forame epiploico, che è delimitato da che cosa? È delimitato in avanti dal margine libero del legamento epatoduodenale, in basso dal duodeno, in alto dal margine superiore del fegato e indietro dalla vena cava inferiore. Questi sono i limiti del forame epiploico. E vedete, questa è un'immagine che ci permette di evidenziare questa struttura. La retrocavità di epiplon, vedete, arriva fino a dietro il fegato, fino in prossimità della milza. La milza si sviluppa a partire da un gettone che è posto posteriormente allo stomaco, nel cosiddetto mesentere primitivo ventrale, e poi si va a collocare a sinistra la linea mediana, mentre contemporaneamente il fegato, che si era formato piuttosto anteriormente, tende a ruotare e a andare a raggiungere la sua posizione. Come vedete, i reni non sono mai della partita, i reni non sono mai parte del peritoneo, ma sono sempre spinti posteriormente dal peritoneo parietale. E finalmente questa è l'immagine in cui si chiarisce meglio questo concetto della retrocavità di epiplon, con la parete anteriore costituita dal legamento, dal piccolo mento, a sua volta costituito dal legamento epatogastrico ed epatoduodenale. Vedremo che nel legamento epatoduodenale, che è più spesso, non so se qua si vede, no, decorrono, ecco qua si vede, decorrono tre cose. La via biliare principale, che si chiama coledoco, che dovrà portare la bile all'interno del duodeno. E poi l'arteria epatica, che porta il sangue arterioso al fegato, e la vena porta. La vena porta, se ricordate, è un vaso che raccoglie tutto il sangue reflo dalla porzione sottodiaframmatica del canale alimentare e anche dalla milza. Quindi è ricca di tutte quelle sostanze nutritizie che abbiamo assorbito con l'intestino e in più dei cataboliti della degradazione dei globuli rossi che il fegato è in grado di riciclare. Il fegato lo dovete considerare come una grossa fabbrica di, a parte, secreto esocrino che andrà al duodeno, ma anche di sostanze che vanno in circolo, le globuline, quindi che sono le proteine del sangue, le albumine, che sono pure delle proteine del sangue, per cui qualcuno si era inventato, dice, il fegato è una ghiandola endocrina perché produce un secreto che va a finire nel sangue. In realtà il concetto di ghiandola endocrina è diverso, nel senso che deve produrre una sostanza che in piccolissime quantità deve accelerare delle reazioni. Quindi devono essere ormoni e certamente le proteine del sangue non sono ormoni. Al di sopra, quindi, del mesocolon trasverso, era questa l'immagine primitiva che vi avevo fatto vedere,
troviamo tutti questi visceri che sono il fegato, che sono la milza, lo stomaco e, separati dal mesocolon trasverso in sede retroperitoneale, troviamo il duodeno, il pancreas e una parte dei reni. Nella regione invece sottomesocolica, la regione sottomesocolica contiene il colon ascendente, il colon discendente e contiene tutto l'intestino tenue. A proposito del colon ascendente, termina con un'espansione che si chiama appendice vermiforme, perché sembra un verme, che è sempre un organo cavo, nel cui contesto quindi il materiale fecale può andare, può entrare, ed è costituita da una grande quantità, nella sua parete, da una grande quantità di follicoli linfatici che sono in grado di andare a riconoscere eventuali antigeni, eventuali batteri e costruire una reazione anticorpale. La regione sottomesocolica comprende anche il colon iliaco e pelvico, gli organi riproduttivi, sia femminili che maschili, quindi femminili, utero, tube e ovaie, e nel caso dell'uomo invece la prostata e poi ovviamente la vescica. Quindi abbiamo visto loggia sopramesocorica e loggia sottomesocorica. Sulla loggia sottomesocorica dobbiamo dire una cosa. Voi sapete che l'intestino tenue misura oltre 3 metri, nei libri trovate 7 metri, ma in realtà non è così. Sono massimo 3 metri e mezzo. La differenza sta nel fatto che nel momento in cui un soggetto da vivente diventa cadavere, la sua muscolatura liscia tende a rilassarsi e di conseguenza la lunghezza e la larghezza dei visceri tende ad aumentare col passare delle ore. Questo è un esperimento che è stato fatto nel 1700 da un tale Miae, che aveva questa passione di andare a misurare l'intestino dei morti, e si faceva portare i cadaveri nel suo laboratorio a casa sua e apriva l'addome e con, immagino, un metro tipo quelli che vendono le stoffe, misurava la lunghezza dell'intestino tenue. Poi andava su, certamente la televisione non l'aveva, quindi aveva suo pensiero, dopo un'oretta scendeva e lo misurava di nuovo. E si rese conto che l'intestino tenue del cadavere non superava mai 3 metri quando il cadavere era fresco, e dopo 2 o 3 giorni raggiungeva anche i 10-11 metri, perché proprio c'è un rilassamento della muscolatura liscia. Queste misurazioni sono state poi oggetto di misurazioni fatte nel vivente in un particolare tipo di esame dell'intestino tenue che si chiama clisma del tenue, che viene fatta con doppio mezzo di contrasto tra radiotrasparente e radioopaco. Il paziente viene messo a pancia sotto sul lettino radiografico che è rigido, per cui man mano che noi con un sondino nasoduodenale andiamo a somministrare questo contrasto, i visceri dell'intestino tenue si dispongono su un piano, non si accavallano tra di loro. Per cui è possibile poi nella radiografia, con un piccolo strumento misuramappe, andare a misurare la lunghezza e si vede che effettivamente la lunghezza va da massimo 2,80 m a 3,50 m circa, se non ricordo male. Questo è un lavoro che ho fatto io con alcuni miei collaboratori e abbiamo misurato 2.000 intestini tenui e oltre 3,5 m non siamo mai andati. Ovviamente non sul cadavere, ma sulla radiografia. Cos'è invece il grande aumento? Abbiamo detto che dallo stomaco
parte questo doppio foglietto, lo faccio vedere qua, parte questo doppio foglietto che si porta verso il basso e poi ritorna indietro. Si viene a formare questa sorta di grembiule o mentale che qua abbiamo intravisto e che invece qua vediamo nella sua interezza. Quindi nel momento in cui noi apriamo una parete addominale troviamo questa situazione. Dobbiamo sollevare il grande omento per mettere a nudo i visceri che si trovano al di sotto. Per ritornare alla parete addominale posteriore la facciamo fra 10 minuti. Ci prendiamo una piccola pausa. C'è qualcun altro che è arrivato in ritardo? Prof, salve. Io, Piscitello Luca, sono entrato con 10 minuti di ritardo. Professore, anche io buttafuoco, l'avevo scritto pure nella chat. Se... Allora, buttafuoco... Questa. Allora. Buttafuoco Vincenzo e l'altro era, scusami, Luca Piscitello. Piscitello, perfetto. Quindi alla fine assenti sono Bandini. Bruno era, ha detto che era presente e poi è scomparso. C'è Bruno presente? Allora è assente per me. Cioè, che senso ha? Uno viene e dice sono presente e poi se ne va. Ma. Buccheri, Fescenco, no, Fescenco è arrivata. Sì, grazie. Frondizi, Grattaiano e Maggi. Questi non ci sono. Professoressa, una Bandini, sono presente. No, poco. No, scusami, Barletta, non Bandini. Bandini. Prof, anch'io sono presente, Grattaiano. Allora, aspetta un minuto. Grattaiano, sì. Frondizi? Non c'è. Ibello? Non c'è. Maggi? Non c'è. Ho sbagliato il rigo. A posto. Ci vediamo fra poco.
Allora, ragazzi, ricominciamo. Eravamo a questa immagine, abbiamo parlato del grande aumento e dovevamo parlare del peritoneo della parete addominale posteriore. Quindi, attraverso la parete addominale posteriore, che è quella da cui originano tutti i legamenti peritoneali che avvolgono i vari visceri, troviamo questi organi, il duodeno, il pancreas, il colon ascendente, il colon discendente, e poi i reni con pelvi renale e ureteri, i surreni, l'aorta addominale, le arterie e le vene iliache e la vena cava inferiore. In questa immagine vediamo questi primi organi e quindi vediamo il duodeno che di fatto origina dalla continuazione dello stomaco, che è un organo interamente intraperitoneale. Abbiamo detto che sia la parete anteriore guarda verso la cavità peritoneale, ma la parete posteriore è rivestita da peritoneo e guarda nella retrocavità degli epiplon, che è interamente rivestita da peritoneo. Quindi questo è il duodeno, vedete, che diventa tutto retroperitoneale e poi ritorna nella porzione finale intraperitoneale, dove attraverso una struttura legamentosa che l'unisce alla parete addominale posteriore, dal luogo, che si chiama legamento di Treitz, dal luogo alla prima ansa dell'intestino tenue. Ora dell'intestino tenue dobbiamo parlare perché dobbiamo capire com'è possibile che da una parete addominale così piccola possano nascere 3 metri di intestino, cioè un legamento lungo 3 metri. Poi, nella parete addominale posteriore, quindi accollata alla parete addominale posteriore dalla lamina parietale del peritoneo, troviamo il colon ascendente e il colon discendente, che di fatto sono degli organi che sono mantenuti extraperitoneali dalla e quindi in posizione di fissità. Noi ricordiamo quello che abbiamo detto sempre: se un organo ci serve che si muova è intraperitoneale, se ci serve che stia fermo è retroperitoneale. Gli altri organi che troviamo a livello posteriore, quindi abbiamo rimosso il colon trasverso che vedevamo precedentemente, abbiamo rimosso il colon ascendente e il colon discendente e quindi possiamo vedere meglio gli altri organi che sono, aspettate che ho sbagliato, che sono i reni, il duodeno ora lo vediamo meglio, vediamo che è quasi tutto al retroperitoneale. Vediamo il pancreas sempre, ma soprattutto vediamo i reni con le pelvi renali, con gli ureteri che vedete decorrono sempre dietro il peritoneo, davanti e medialmente rispetto ai reni troviamo i surreni, che sono delle ghiandole endocrine, sempre comprese all'interno della loggia renale, e poi sempre in sede retroperitoneale abbiamo l'aorta addominale, la vena cava inferiore, le arterie iliache comuni, le vene iliache comuni. Discorso a parte merita la collocazione all'interno del retroperitoneo dei reni, perché noi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto se a noi serve che un organo stia fermo, lo teniamo nel retroperitoneo e normalmente questo organo è aderente ai piani soprastanti e sottostanti e quindi presenta dei dispositivi legamentosi che lo rendono praticamente immobile. Nel caso del rene, come già sapete, quindi non facciamo altro che ripetere parzialmente, i reni sono, assieme ai surreni, assieme agli ureteri, contenuti in una loggia fibrosa, avvolti in un'atmosfera adiposa,
legate ai due foglietti di questa parete, di questa loggia, da delle strutture legamentose di tipo connettivale, e di fatto possiedono una certa mobilità con i movimenti di respiratori, mobilità che può diventare patologica, per esempio nel caso in cui ci sia un soggetto che aumenta notevolmente di peso e poi dimagrisce, e questo aumento di peso fa sì che la pressione endoaddominale spinga i reni verso il basso, e vi ricordo che l'uretere ha una lunghezza giusta per la posizione del rene. Se il rene si abbassa, l'uretere si piega, si dice si inginocchia, e quando l'uretere si inginocchia si occlude il passaggio dell'urina e quindi si ha una reazione dolorosa che prende il nome di colica renale. Quindi, rene destro, che vedete, questo è il mesocolon trasverso, che ci separerà gli organi che si trovano al di sopra, che sono lo stomaco, parte del duodeno, una parte del rene, una parte dell'altro rene, la milza nella loggia sovramesocolica e gli altri visceri nella loggia sottomesocolica. Guardiamo il pancreas una volta per sezione sagittale e vediamo come sia assolutamente adeso alla parete addominale posteriore, improntata alla parete addominale posteriore, e vi è un rapporto specifico con questa arteria che abbiamo studiato l'anno scorso, che era l'arteria mesenterica superiore, al punto che in ecografia diventa un punto di repere del pancreas. Quando noi dobbiamo cercare il pancreas, cerchiamo l'arteria mesenterica superiore e subito al davanti troviamo il pancreas. In questa immagine vediamo quello che avete studiato col professore Cappello, e cioè le logge renali. Quindi dalla fascia lateroconale si ha uno sdoppiamento dei due foglietti, uno si porta posteriormente e può fermarsi sia a livello del corpo vertebrale ma anche a livello delle strutture muscolari adiacenti. L'altro si porta anteriormente, riveste sia la vena cava che l'aorta e si continua con il foglietto controlaterale, al punto che, come voi sapete, la loggia renale, le due logge renali comunicano tra di loro medialmente, anche se ci sono tutta una serie di setti connettivali che impediscono, quando noi ci collochiamo su un fianco, che il rene che si trova sopra vada a trovare quello di sotto e viceversa, perché abbiamo necessità sempre di una certa fissità. E vedete, questa è la posizione del rene, una volta che è stata rimossa anche la fascia renale anteriore, e il decorso dell'uretere che passa poi dietro le arterie e le vene renali, passa al davanti della biforcazione iliaca, poi si porta lateralmente e posteriormente e penetra nella vescica, ricordate sempre, con decorso obliquo. E vedete, questo è il decorso degli ureteri. Perché deve entrare obliquamente l'uretere all'interno della vescica? Perché altrimenti, quando la vescica si riempie, si avrebbe un reflusso, mentre invece l'ingresso obliquo a 45 gradi fa sì che la replezione vescicale determini un restringimento dello sbocco in vescica dell'uretere, e quindi è un meccanismo antireflusso. Di questo noi ne abbiamo una prova in pazienti che hanno un'anomalia di sviluppo dei reni, per cui invece di avere un solo uretere ne hanno due. Praticamente il rene presenta
un doppio distretto renale, i reni nascono da due abbozzi che poi si fondono tra di loro, se non si fondono completamente possiamo avere addirittura due pelvi renali e due ureteri. Di questi due ureteri, uno sbocca canonicamente, l'altro tende a sboccare ad angolo retto, per cui quando la vescica si riempie, l'urina tende a risalire verso il rene. Siccome la vescica è sempre un organo non perfettamente asettico, può essere sede di batteri, se questi batteri risalgono lungo l'uretere, possono andare a infettare la parte del rene che sbocca con questo uretere anomalo e quindi creare delle infezioni che si chiamano pielonefriti, cioè infiammazione del rene e della pelvi. Bene, a questo punto abbiamo terminato con l'argomento del peritoneo e dobbiamo continuare con i visceri del canale alimentare. E quindi cominciamo a parlare dello stomaco, ma prima di cominciarne a parlare in dettaglio, orientiamolo all'interno della cavità addominale. Vediamo quali sono le strutture che noi dobbiamo conoscere. Questa è un'immagine, credo, presa dal vostro libro di testo di ripetizione, quindi dal Martini, in cui vediamo qual è la morfologia dello stomaco. Lo stomaco non ha una forma cilindrica come gli altri visceri della cavità addominale, ma presenta uno slargamento a bisaccia, presenterà una parete anteriore, una parete posteriore che abbiamo detto guarda all'interno della retrocavità degli epiploni. Poi presenterà a destra una piccola curvatura, a sinistra presenterà una grande curvatura che in alto va a rivestire il fondo dello stomaco. Come vedete, lo sbocco dell'esofago nello stomaco non avviene in maniera termino-terminale, ma come avevamo già detto, in maniera termino-laterale, in maniera tale che l'eventuale aumento della pressione endoaddominale scarica la forza sulla bolla gastrica, che è una bolla aerea che abbiamo sempre nello stomaco, che altrimenti se l'esofago fosse con sbocco direttamente nel fondo risalirebbe continuamente, quindi vivremmo una vita di eruttazioni continue, certo non piacevole. La regione dove l'esofago si inserisce sullo stomaco prende il nome di cardias. Quindi abbiamo detto piccola curvatura, grande curvatura, fondo, cardias, poi abbiamo il corpo dello stomaco che è la porzione più ampia e poi abbiamo la porzione dello stomaco che è in vicinanza del duodeno a livello dello sfintere duodenale, che prende il nome di piloro, sfintere pilorico, e l'area si chiama antro pilorico, regione pilorica. Questa immagine è un'immagine presa dal cadavere, è una preparazione anatomica, in cui lo stomaco, vedete, è perfettamente collabito, è rinsecchito. Questo è l'esofago, questo è il fondo, che non essendo pieno d'aria tende a collassare, la piccola curvatura, la grande curvatura, e in questa immagine è stato scheletrizzato, quindi è stato tolto tutta la componente connettivale, sono stati lasciati soltanto, è stato lasciato soltanto il contenuto del cosiddetto peduncolo epatico, che vi ho detto è costituito dall'arteria epatica, dalla vena porta e dal coledoco. Triade portale. Vedete, questa è la colecisti, questo è il coledoco, poi abbiamo arteria epatica e vena porta posteriormente. Dal punto di vista strutturale, rispetto a quella che è la costituzione tipo di un viscere
del canale alimentare, quali sono le caratteristiche strutturali particolari dello stomaco? Abbiamo detto è rivestito da peritoneo, così come è rivestito da peritoneo, ricordate, l'esofago addominale, l'ultima porzione dell'esofago, quella vicina al cardias. Quello che cambia rispetto agli altri visceri è la organizzazione della struttura muscolare, perché essendo un organo slargato, non può avere due strati e basta, che sono lo strato interno circolare e lo strato esterno longitudinale, ma presenterà uno strato intermedio, più profondo, che è costituito da fibre oblique. Questo servirà a far sì che lo stomaco possa contrarsi in tutte le direzioni. Questa contrazione non serve soltanto al vuotamento, ma serve anche al normale attività contrattile peristaltiche che serve per amalgamare questo chimo man mano che avviene la secrezione gastrica. Quindi la costituzione, la caratteristica peculiare dello stomaco è quella del terzo strato muscolare. Per quanto riguarda invece la questa è un'immagine radiografica dello stomaco con un pasto baritato e questo è, vedete, lo sfintere pilorico. Questa struttura triangolare è la prima porzione del duodeno. Vedete, questo è il duodeno. Lo stomaco finisce qua. Questa è la grande curvatura. Vedete, nella grande curvatura abbiamo dell'aria. Se guardiamo la superficie interna dello stomaco, questa superficie interna è piuttosto accidentata e presenta delle caratteristiche plicature, delle caratteristiche pliche, che sono date dalla sporgenza del tessuto muscolare liscio che troviamo in profondità. Per quanto riguarda la posizione, lo stomaco occupa l'epigastrio, una parte dell'ipocondrio di sinistra, una parte del mesogastrio. E cominciamo la descrizione canonica anatomica. È quella parte del canale alimentare che si trova tra l'esofago e l'intestino tenue. Inizia con il cardias, che altro non è che l'orifizio attraverso cui l'esofago si mette in relazione termino laterale con lo stomaco, presenta un fondo, un corpo e una porzione pilorica che si divide in una porzione, diciamo, una sorta di anticamera del piloro che si chiama antropilorico. E poi in un canale pilorico che vi faccio vedere qua, è un condotto con una componente muscolare molto rappresentata che è in grado di chiudersi e di aprirsi, di chiudersi durante la digestione gastrica e di aprirsi quando questo chimo deve passare a livello dell'intestino tenue. E poi vedremo che cosa succede. Lungo la piccola curvatura abbiamo il piccolo mento, legamento epato-gastrico piuttosto sottile e trasparente, legamento epato-duodenale piuttosto robusto, all'interno del quale troviamo la vena porta, l'arteria epatica e il coledoco. Voi dite, ma quante volte me lo sto ripetendo questa cosa? E voi non lo sapete mai, quindi io ve lo ripeto tante volte sperando di insegnarvelo a lezione. Dietro il margine libero del piccolo omento, legamento epatodonale, abbiamo il forame epiploico, quel foro che ci mette in comunicazione la cavità peritoneale anteriore con questa retrocavità degli epiplom, retrocavità degli epiplom. Quindi presenta un fondo, un corpo e una parte pilorica,
suddivise in antro e canale pilorico. Questo è l'orifice pilorico. Quindi a destra troviamo lo stomaco e questo è il duodeno, di cui parleremo successivamente. Questa è la prima parte del duodeno, che a differenza della restante parte del duodeno e della restante parte dell'intestino tenue, data dal digiuno e dall'ilio, è liscia, perfettamente liscia. Questa è la regione all'interno della quale, prima che esistessero gli inibitori di pompa, si sviluppavano spesso delle ulcere, cosiddette ulcere duodenali, che spesso si perforavano, e questa chirurgia dello stomaco, quando ancora non c'erano i farmaci adatti, era una delle chirurgie più rappresentate, assieme alla chirurgia delle tonsille, che venivano tolte in maniera indiscriminata. La superficie interna dello stomaco presenta un aspetto piuttosto accidentato. Questo aspetto accidentato è determinato dalla presenza di pliche determinate dalla contrazione della struttura muscolare della mucosa, quindi muscolaris mucosa. E si vengono a creare queste pieghe, le quali sono delle pieghe funzionali, nel senso che se noi somministriamo un farmaco antispastico, queste pieghe si appianano. Mentre invece un'altra cosa che non scompare, e questa è un'immagine al microscopio ottico, vi faccio vedere un ingrandimento solo di 35 volte. Quello che non scompare è questo aspetto così accidentato della mucosa gastrica, nella quale troviamo la presenza di tutte queste areole gastriche, che sono come un acciottolato, come i pavimenti che ci sono nelle strade a Roma, con i sanpietrini. Ci siamo? Costituite da questi rilievi e da questi valli che troviamo tutto attorno. A livello della mucosa gastrica troviamo lo sbocco di migliaia, migliaia e migliaia di ghiandole. Queste ghiandole, che vediamo descritte in questa immagine, sono disposte in corrispondenza del cardias, a livello del fondo e del corpo e a livello del piloro. Quindi abbiamo tre tipi di ghiandole: le ghiandole cardiali, le ghiandole piloriche e le ghiandole gastriche propriamente dette. Molto interessanti sono le ghiandole gastriche propriamente dette, nelle quali voi potete vedere la presenza di questi due tipi di cellule che qua vedete ingrandite. Delle cellule con questa punteggiatura, quindi questa presenza di questi multipli granuli, che si chiamano cellule parietali, e queste cellule invece che hanno questa forma più arancione, che si chiamano cellule principali. Qual è la differenza tra le cellule principali e le cellule parietali? La differenza sta nella secrezione, perché a livello delle cellule principali noi abbiamo la secrezione dell'acido cloridrico, mentre invece a livello delle cellule parietali abbiamo la secrezione di un enzima, di un proenzima che si chiama pepsinogeno. Questo pepsinogeno, giunto in contatto con un ambiente acido, che è quello che troviamo a causa della presenza dell'acido cloridrico,
diventa pepsina e diventa un importante proteasi, enzima che scinde le proteine in catene più piccole fino a formare gli aminoacidi. Di conseguenza, noi avremo che le proteine, per esempio, della carne, le proteine dell'albume d'uovo, le proteine del pesce che noi abbiamo ingerito con il bolo, vengono degradate in molecole sempre più piccole che possono essere poi successivamente assorbite. Ma non è lo stomaco che le assorbe. L'assorbimento deve avvenire a livello del intestino tenue. Ma noi, per arrivare a formare, a scindere le proteine in molecole sempre più piccole, utilizziamo un ambiente molto acido. Questo ambiente molto acido ovviamente contamina il chimo, che è una sostanza molto acida. Se questa sostanza molto acida arriva all'intestino senza essere in qualche modo tamponata, potrebbe danneggiare le pareti dell'intestino. E allora a quel punto, non appena si apre il piloro, questo chimo viene inondato da bicarbonato prodotto dal pancreas ed inoltre viene verniciata la superficie interna dell'intestino del duodeno da muco neutro che impedisce che questo acido si mangi le cellule dell'epitelio dell'intestino. E di questo ne parleremo fra un poco. Questa è la struttura della parete gastrica. Vedete, la parete gastrica presenta tutte queste fossette. Nel fondo delle fossette troviamo le cosiddette ghiandole gastriche e vedete in questa immagine le cellule principali a secrezione zimogenica e le cellule parietali che producono l'acido cloridrico. Vediamo come si distinguono quindi le ghiandole dello stomaco, le rivediamo. Ghiandole cardiali nel cardias, ghiandole gastriche propriamente dette nel fondo e nel corpo e ghiandole piloriche nel piloro. Nelle ghiandole gastriche propriamente dette abbiamo quindi le cellule di rivestimento dell'epitelio che è diventato, abbiamo detto cosa? Un epitelio batiprismatico a livello della linea Z, e abbiamo delle cellule che producono muco, abbiamo queste cellule che producono l'acido cloridrico, ci sono le cellule che producono il pepsinogeno e poi ovunque ci sono delle cellule endocrine in tutto l'intestino, in tutto lo stomaco, che hanno producono delle sostanze di tipo ormonale, come una sostanza glucagone simile che serve a aumentare la glicemia, la somatostatina e poi il polipeptide intestinale vasoattivo e anche la vasotonina, quindi 5-idrossitriptamina. Questo era quello che noi dovevamo sapere a proposito della mucosa dello stomaco. Ma nello stomaco, all'esterno della mucosa, quindi abbiamo detto, abbiamo tonaca mucosa, muscolaris mucosa, sottomucosa. Profondamente alla sottomucosa abbiamo la tonaca muscolare, costituita da tre strati, come avete visto, quindi strato esterno longitudinale, strato interno circolare e strato ancora più interno obliquo. E origine a livello del cardias, quindi con l'esofago che termina con giunzione termino laterale a livello dello stomaco. E vedete, questa è una sezione del piloro
Quindi antro pilorico, canale pilorico. Vedete, c'è questo sfintere molto spesso e molto robusto che, se non decide di rilasciarsi, il contenuto dello stomaco non viene assolutamente rilasciato nell'intestino tenue. E quindi è giunto il momento di cominciare a parlare dell'intestino tenue. L'intestino tenue si estende dal piloro alla valvola ileocecale, dove si continua nell'intestino grasso. L'intestino tenue è lungo circa 3 metri ed è formato dalla porzione iniziale che abbiamo già visto, che è retroperitoneale in quasi tutta la sua estensione, che si chiama duodeno, e da una parte mobile costituita dal digiuno e dall'ileo. Considerando che si può dividere in 5 quinti, i 2 quinti prossimali si chiamano digiuno e i 3 quinti distali si chiamano ileo. Sapete perché si chiama digiuno? Chiama digiuno perché nel cadavere si trovava vuoto. Perché che cosa succedeva? Anche se uno aveva, quando moriva, aveva l'intestino contenente del chimo che doveva diventare chilo, non è che noi nel momento in cui moriamo muoiono tutte le cellule. Nel momento in cui noi moriamo, le cellule muoiono poco a poco. Prima muoiono le cellule cerebrali, le cellule cardiache perché non ricevono più sangue, e per ultimo muoiono le cellule epiteliali, per esempio. La componente muscolare liscia per qualche minuto continua ancora a muoversi e di conseguenza questa parte iniziale, prossimale dell'intestino la trovavamo vuota, per cui veniva definita digiuno. Mentre il duodeno, abbiamo detto, è retroperitoneale, il digiuno e l'ileo sono interamente intraperitoneali e costituiscono il cosiddetto intestino tenue mesenteriale. Perché mesenteriale? Perché è unito alla parete addominale posteriore da un legamento che si chiama mesoentere, mesentere. E vedete, in azzurro abbiamo il digiuno, in violetto abbiamo scusate, in azzurro abbiamo il duodeno, in violetto abbiamo il digiuno e nella parte invece arancione abbiamo l'ilio. Ilio che poi si continuerà anche lui, congiunzione termino-laterale, a livello del cieco nella cosiddetta valvola ileocecale. E cominciamo a parlare del duodeno. Inizia a livello del piloro, termina a livello della flessura duodeno-digiunale e si continua nel digiuno. È un viscere di lunghezza standard, massimo 25 centimetri, e forma un cerchio incompleto che viene chiamato C duodenale, che ha la forma di una C. Nella concavità di questa C troveremo la testa del pancreas, che abbiamo detto origina dalla sua mucosa, come il fegato. Quando ancora non c'era la TAC, non c'era l'ecografia e si sospettava un tumore alla testa del pancreas, si faceva la radiografia col bario dello stomaco e del duodeno e si vedeva, per esempio, che il duodeno era deformato, che le pareti erano spinte verso l'esterno. E questo era un segno indiretto che la testa del pancreas era aumentata di volume. Diciamo, la diagnosi era una magra consolazione perché morivano tutti. Allora la chirurgia del pancreas non aveva particolare successo. Anche ora, diciamo, non è semplicissima, però i margini di successo sono maggiori perché le tecniche chirurgiche sono migliorate. Presenta una parte superiore, che è quella che radiologicamente viene chiamata bulbo duodenale, una parte discendente, una parte orizzontale e una parte ascendente. 1, 2, 3 e 4.
parte iniziale, parte discendente, parte orizzontale e parte ascendente, che poi termina con il legamento di Treitz che corrisponde al punto di passaggio tra duodeno e digiuno. Vedete che questo è il legamento epatododenale che è stato reciso e questi sono i tre vasi di cui abbiamo parlato, uno è il coledoco, uno è l'arteria epatica e uno è la vena porta. Il coledoco che strada deve fare? Passa al di sotto profondamente alla testa del pancreas e si porta in questo punto dove sbocca assieme al condotto pancreatico principale. Anche qua un segno indiretto di tumore alla testa del pancreas era l'ittero ostruttivo, cioè quando il soggetto diventava giallo e si vedeva che nel circolo c'era la bilirubina diretta, che è quella bilirubina contenuta nella bile e secreta a livello del fegato, cioè coniugata in maniera tale da non essere libera, quindi da diventare di nuovo idrofila, significava che il condotto era occluso e di conseguenza era un altro segno indiretto assieme alla radiografia che c'era un tumore della testa del pancreas. Come vedete, a questa altezza troviamo questo vaso che ha uno stretto rapporto con il pancreas che si chiama arteria mesenterica superiore. Se noi a questo punto tagliamo in due, secondo un piano coronale, il duodeno e vediamo che cosa c'è al suo interno, ed inoltre demoliamo parzialmente il pancreas, vediamo quelle cose di cui vi ho appena parlato. E vediamo quindi la prima porzione del duodeno, la porzione discendente, la porzione orizzontale e la porzione ascendente. Vediamo, questo è il peduncolo epatico, vediamo che il coledoco passa dietro il duodeno e dietro la testa del pancreas e spunta a livello della concavità del duodeno in questo rilievo che si chiama papilla duodenale maggiore, dove sbocca assieme al condotto pancreatico principale e quindi a livello della papilla duodenale maggiore noi abbiamo il secreto di buona parte del pancreas e il secreto del fegato, la bile. Poi invece vediamo che c'è una porzione della testa del pancreas che corrisponde embriologicamente a quella porzione minoritaria che abbiamo visto poco fa in embriologia. Vi faccio vedere l'immagine se la trovo. Ecco, vedete, mentre la porzione ventrale darà luogo a uno sbocco comune con il coledoco, la porzione dorsale che occupa soltanto alla fine la porzione superiore della testa sbocca separatamente con un condotto escretore più piccolo che si chiama condotto pancreatico accessorio. Il condotto pancreatico accessorio sbocca a questa altezza, un po' più sopra, attraverso una ulteriore papilla che qua non si vede, si chiama papilla duodenale minore. Ma la papilla duodenale maggiore mostra lo sbocco di due strutture. Allora, in questa vecchia immagine ottenuta da un libro di testo di una cinquantina di anni fa, si vede che è possibile attraverso questi due spicilli, che sono dei piccoli tramiti aghiformi, andare a incannulare il coledoco e il condotto pancreatico principale, che è vero è che sboccano nello stesso punto, però sboccano separatamente. E come sboccano? In questa maniera, vedete, si viene a formare una sorta di fusione con una piccola ampolla a questa altezza, dove sboccano entrambi e poi vanno a eliminare il loro secreto all'interno del duodeno. Per ultimo, abbiamo parlato della
passaggio tra duodeno e digiuno attraverso la flessura duodenale, duodeno digiunale, e abbiamo parlato di un sistema di sospensione che prende il nome di legamento del Treitz. Questo legamento del Treitz, vedete, è un'espansione del diaframma che dopo aver circondato l'orifizio esofageo, quindi è un'espansione costituita da tessuto muscolare striato, e che sospende la porzione terminale al duodeno e si forma la cosiddetta flessura duodeno-digiunale. Nel corso della prossima lezione parleremo dell'intestino tenue mesenteriale e dell'intestino grasso, ma soprattutto parleremo delle differenze strutturali che noi abbiamo tra il duodeno, il digiuno e l'ilio, non fosse altro perché il duodeno ha una sua emergenza principale, che è quella di dover neutralizzare l'acidità del chimo proveniente dallo stomaco. Bene, a questo punto vi auguro una buona serata e ci vediamo la prossima volta. Arrivederci. Grazie. Grazie. Arrivederci.